invito Claude Viterbo a parlarci, stavolta mi ricordo di dire il titolo, di Levi Civita e la matematica dei movimenti planetari. Approfitto di questa piccola pausa per dire che la nostra celebrazione a Levi Civita non finirà con questa cerimonia. Ci sarà un congresso di carattere interdisciplinare al Dipartimento di Matematica, che quindi coinvolgerà fisici, matematici, ma anche filosofi, epistemologi, e che questo congresso avrà anche una parte divulgativa che si svolgerà, il congresso si svolgerà al Dipartimento di Matematica, mentre questa parte divulgativa, un paio di conferenze di un grande astronomo e di un grande matematico, quindi aperte a un pubblico vasto, si svolgeranno all'Orto Botanico di Padova. Si è parlato prima, Fumian ha parlato di una tesi di laurea. Abbiamo tutta l'intenzione, speriamo di riuscirci, di istituire un premio per una tesi di laurea che in qualche modo si ispiri al lavoro di Levi Civita e ai suoi recenti sviluppi. Bene, presento il professor Claude Viterbo, anche qui sarebbe troppo lungo l'elenco dei premi e delle posizioni che egli mantiene nel mondo. Il professor Viterbo è adesso direttore del Dipartimento di Matematica dell'École Normale Supérieure di Parigi. Gli cedo la parola volentieri. Grazie tanto, buongiorno. Sono molto felice, commosso e onorato di essere qui a Padova per questa cerimonia. Dal cognome vedete che sono italiano, ma vivo da tanti tanti anni all'estero, quindi vi prego di scusarmi per il mio italiano un po' arrugginito, diciamo. Ho deciso di parlare di una parte forse meno famosa, almeno non direttamente legata alla teoria della relatività dei lavori di Levi Civita, per varie ragioni. Una forse, lo ammetto, perché è un po' più facile da raccontare, un'altra è perché questi lavori, diciamo, di meccanica analitica in realtà sono legati in vari modi ai suoi lavori sulla geometria differenziale e la relatività. Infatti il modo in cui Levi Civita vede la geometria differenziale è legato a questo punto di vista di meccanica analitica, e poi, come vedrete, è ritornato anche più tardi sui legami tra sistemi dinamici, insomma meccanica analitica e teoria della relatività. Uno degli ultimi suoi lavori è quello sul problema degli n corpi nel quadro della relatività generale, quindi non è completamente sconnesso. Ecco un po' di rimettere le cose in un quadro storico. Il problema degli n corpi è il problema dei movimenti planetari. Ovviamente i movimenti planetari sono stati osservati da sempre, le fasi della Luna, da quando c'è l'umanità, ma in modo un po' sistematico e registrato da quello che si sa, data più o meno del VII secolo avanti Cristo dai babilonesi. Quindi qui vedete un esempio di una tavoletta babilonese che riporta in modo sistematico su vari anni osservazioni del pianeta Venere. Perché i babilonesi si interessavano alle posizioni dei pianeti? Era un modo di aiutare la presa di decisioni, nel senso che consideravano eventi favorevoli e configurazioni planetarie favorevoli
Per esempio, se un certo giorno c'era una certa configurazione planetaria e succedeva un evento positivo, per esempio il re vinceva una battaglia, allora consideravano che quella configurazione di pianeti era una configurazione favorevole quando dovevano prendere una decisione, per esempio lanciare un'altra battaglia, costruire un tempio, cercavano di farlo un giorno dove c'era questa configurazione favorevole. Ora, i babilonesi avevano più o meno due metodi di questo aiuto alla decisione: c'era il metodo astronomico, diciamo, e poi c'era il metodo di osservazione dei fegati degli animali sacrificati, che era più o meno basato sullo stesso principio. Forse, ma questa è solo una supposizione, usavano anche i sondaggi d'opinione, ma non c'è nessun riferimento a questo, quindi immagino che lo consideravano come il metodo meno attendibile dei tre. Ora, gli astronomi, ho scritto babiloniani, scusate, un errore, babilonesi, compilano posizioni di tanti pianeti: Terra, Sole, Luna, Giove, Saturno, Venere, Marte e Mercurio. Quindi hanno una visione abbastanza completa, mancano qualche pianeti, ovviamente, ma è una visione abbastanza completa, diciamo, del sistema solare. E tra le cose che fanno, cercano di prevedere per esempio le eclissi sia solari che eclissi lunari. Dopo questo si apre un periodo molto lungo di osservazioni astronomiche non solo nel Medio Oriente, ovviamente anche in Europa. Qui ho messo una lista di astronomi famosi: Parco nell'antichità, Tolomeo nel periodo ellenistico, Uruk Beg, che era un grandissimo astronomo, a Samarcanda, re di un impero dei Timuridi, intorno al 1400. Se per caso passate per Samarcanda, vi consiglio di andare a vedere l'osservatorio di Uruk Beg, che si vede ancora. Copernico, Tycho Brahe, anche lui c'è un osservatorio a Praga, Keplero e Galileo come nomi. Ora, certo, l'astronomia era soprattutto una scienza di osservazione, ma osservazione anche basate su previsioni, come già i babilonesi volevano sapere se tale giorno sarebbe stato un giorno favorevole, quindi sapere se ci sarebbe in una certa configurazione dei pianeti o no, quindi si voleva sapere un po' prevedere il futuro. Ora, questo era fatto in modo abbastanza elementare, nel senso che dal passato, dagli eventi passati, si cercava una certa regolarità e si provava di prevedere il futuro. Per esempio, già i babilonesi conoscevano qualcosa che si chiama il Saros, che è un periodo di 18 anni, se ricordo bene 11 giorni e 8 ore, dopo il quale Terra, Luna e Sole ritrovano la stessa posizione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se oggi voi osservate un'eclisse di Sole, tra 18 anni, 11 giorni e 8 ore ne potrete osservare un'altra. Ovviamente questi numeri sono approssimativi, c'è un piccolo spostamento, non è esattamente 8 ore, non si ritrova esattamente la stessa posizione, ma ecco cos'era un po' lo spirito di queste previsioni. Ma al di là di questo modo un po' meccanico di fare previsioni, c'era dietro anche un modello fisico-matematico, e uno dei più antichi, che è molto interessante, è quello dell'epiciclo, che c'era già da Iparco e Tolomeo. Il modello dell'epiciclo viene dal fatto che quando osservate un pianeta, per esempio Venere, per un certo periodo di tempo lo vedete girare in un certo senso. Scusate, non so come... probabilmente andrà via con la prossima. Vedete Venere che si sposta in una certa direzione, poi lo vedete spostarsi nel senso opposto e poi ripartire nel senso positivo. Cioè, questo che si chiama il movimento retrogrado. E questo, ovviamente, se si immagina come immaginavano quasi tutti, a parte Aristarco di Samo, quasi tutti i modelli erano geocentrici, cioè mettevano la Terra al centro del mondo. Se immaginate che c'è il pianeta è su un disco, su una sfera che gira intorno
alla Terra, sembra un po' strano che questa sfera si metta a girare in un certo senso e poi si metta a girare alla rovescia per un po' e poi riparta in modo così un po' capriccioso. Quindi la spiegazione, tra virgolette, che era data è di dire, beh, non è proprio su una sfera, su questa sfera c'è un'altra sfera, un altro cerchio più piccolo, che è il secondo che vedete, questo qui. In realtà i due cerchi girano l'uno dopo l'altro e quando osservate il movimento, quello che vedete infatti è un movimento in un senso positivo per un po' e poi negativo e poi riparte nel senso positivo. E ci sono anche dei modelli più sofisticati, invece di averne due ce ne sono tre. Ora vorrei solo fare osservare che dal punto fisico è una cosa direi totalmente assurda oggigiorno, cioè considerare che i pianeti sono incollati su delle ruote e se stesse incollate su altre ruote sembra una cosa molto poco probabile. Dal punto di vista matematico la modellizzazione non è così stupida come potrebbe sembrare, perché questo modo di scomporre il movimento in vari movimenti corrispondente a diversi cerchi è quello che si chiama ora la decomposizione di Fourier, che è stata scoperta nell'Ottocento. Quindi come descrizione matematica di un movimento è una cosa che era molto ragionevole, come descrizione fisica ovviamente era abbastanza poco ragionevole. Ora vediamo. Ora le cose cambiano in modo radicale con Keplero, con Galileo e con Newton. Quindi con Keplero, dalle leggi di Keplero di cui parlerò, che sono leggi di osservazione, cioè Keplero era un allievo di Tycho Brahe che aveva le osservazioni le più precise dell'epoca. Fino a Galileo tutte le osservazioni erano osservazioni a occhio nudo, non c'era nessuno strumento. Sono abbastanza straordinarie queste osservazioni. Newton capisce che c'è la legge di gravitazione universale, che il moto dei pianeti è governato dalla legge di gravitazione universale. In questo libro Principi matematici della filosofia naturale, prima edizione nel 687, l'edizione principale, la terza edizione del 1726, mi pare. Quindi in quel momento cambia l'astronomia, diventa da una scienza essenzialmente di osservazioni con modelli che non avevano poi un'importanza tanto grande, a un modello matematico. E non preoccupatevi, questa è l'unica equazione che vedrete oggi. Cosa dice la legge di gravitazione universale? Per n pianeti, un numero qualunque di pianeti, x2.1 è l'accelerazione del primo pianeta, questa accelerazione è data dalla somma delle forze che si applicano al pianeta. Queste forze sono le forze di gravitazione, sono proporzionate alle masse dei pianeti MG, sono dirette, V1G è il vettore che va dal primo pianeta al pianeta G, qui sono dirette verso il pianeta G e sono anche proporzionali al quadrato della distanza tra i pianeti. All'inverso, scusate, della distanza tra i pianeti. E questo è vero per tutti i pianeti. Quindi si è così ridotto il problema astronomico a un problema di un'equazione matematica. Ora, uno dei moti di Newton aveva un moto segreto che era importante saper risolvere le equazioni differenziali. E infatti vedrete che se sappiamo risolvere equazioni differenziali, allora sappiamo risolvere il problema del movimento dei pianeti, quindi si possono in teoria fare previsioni per il futuro quanto lontano si vuole con la precisione arbitraria. La prima cosa che fa Newton
è di risolvere il cosiddetto problema dei due corpi dal punto di vista matematico e ritrova le leggi di Kepler. Quindi questo è il primo successo. Il movimento di due della Terra intorno al Sole, se si immagina che non c'è altro pianeta, descrive un'ellisse e ci sono varie leggi, non ve le dico tutto, ma come si muove il pianeta sull'ellisse, si muove seguendo la legge delle aree, cioè in tempi uguali, se delta T1 e delta T2 sono uguali, in tempi uguali, le aree A1 e A2 sono uguali. Quindi questo vi dice con che velocità ci si sposta sull'orbita. E vi dice, con le leggi di Kepler si sa sia qual è l'orbita, che è un'ellisse, sia il movimento sull'orbita. Quindi si sa più o meno tutto. Una cosa che vorrei far notare, che sarà importante un po' più in là, è che in questo tipo di situazione è molto stabile, nel senso che ora voglio spiegare, cioè se come condizione iniziale facciamo un piccolo errore sulla posizione della Terra, beh, questo vuol dire che l'ellisse, invece di essere quella giusta, sarà un'altra ellisse un pochino spostata. Diciamo che all'inizio, per esempio, sulla posizione della Terra fate un errore di 10 km e poi col computer fate calcolare l'ellisse. Durante l'orbita forse troverete che a un certo punto questo errore di 10 km diventa un errore di 100 km. Ma poi dopo un anno tornate alla posizione di partenza e quindi ritornate con un errore di 10 km che alla peggio diventa 100 km, poi che ritorna a 10 km e così via. Quindi l'errore che fate rimane limitato. In realtà questo non è completamente vero, perché l'errore che fate è anche un errore di tempo, cioè l'anno sulla nuova orbita, cioè il tempo di una rivoluzione, non è esattamente il tempo di una rivoluzione per l'orbita di origine. Quindi, per esempio, dopo una rivoluzione ci si trova, diciamo, 20 km dietro la posizione di origine e poi dopo un'altra rivoluzione 40 km, poi 60 km. Ma questo non è una cosa così tremenda, è quello che si chiama una crescita lineare, cioè se raddoppiate il tempo su cui fate i vostri calcoli, raddoppierete l'errore, ma niente di più. Vedremo un po' più tardi che ci sono situazioni in cui le cose vanno molto, molto peggio. Dopo le leggi di Newton, quindi dopo due corpi, cosa si può fare? Beh, dopo due corpi, in realtà con due corpi non si fa granché, perché non c'è astronomia, non c'è Luna, non c'è altro pianeta, cosa facciamo? Quindi bisogna almeno supporre che ci sia un terzo oggetto. Il terzo oggetto può essere la Luna, quindi può essere il sistema Sole, Terra, Luna, oppure oggigiorno può anche essere il sistema Terra, Luna e un satellite artificiale. E questo si chiama il problema ristretto dei tre corpi. Perché è ristretto? Perché si suppone che una delle tre masse sia molto piccola rispetto alle altre. È chiaro, se il sistema Sole, Terra, Luna, la massa della Luna è molto più piccola rispetto alle altre due, e ancora di più se guardate Terra, Luna e un satellite pesa qualche centinaio di chili. Ora, i risultati la teoria della gravitazione ha messo un po' di tempo ad essere accettata, si è visto che tutte le teorie un po' nuove, si è visto anche con Levi-Civita, che era appunto una persona particolarmente aperta di spirito e capace di accettare teorie nuove, ma di solito non è così, e si dice che le idee nuove sono accettate non perché sono accettate dalla gente che c'era prima, ma perché chi non le accettava muore e lascia il posto alla generazione successiva che è pronta a accettarla. E questo è successo con le leggi di Newton. Le leggi di Newton erano leggi un po' strane, perché supponevano questa azione di gravitazione a distanza che non passava tramite cioè non è come quando spingo un tavolo dove si vede chiaramente cosa trasmette la forza. Lì non c'era questa idea, quindi ci è voluto un po' di tempo, ma davanti al successo della teoria per spiegare una gran quantità di fenomeni, tutti giovani, quindi diciamo tutta l'astronomia dopo il 1750 è un'astronomia newtoniana. Quindi una delle prime cose che fa Lagrange è di trovare per il problema dei tre corpi ristretto soluzioni particolari. In realtà qualcuna era già stata trovata da Euler, ora vi faccio vedere
queste soluzioni. Ora cosa c'è? Qui abbiamo, non so se si vede, qui in mezzo abbiamo la Terra, qui abbiamo la Luna in viola e poi abbiamo cinque posizioni che potete immaginare che ognuna di queste posizioni è una posizione possibile di un satellite. E questo vuol dire che se mettete un satellite, per esempio, nella posizione marcata L03, allora questo satellite, se lo mettete con la velocità e la posizione giusta, girerà col sistema come vedete su questo filmato. Quindi continuerà a girare così. Ora, quello che vedete è che ci sono cinque posizioni, ma ce ne sono tre nelle quali la Luna e la Terra sono allineate col satellite e ce ne sono altre due che sono discoste, che sono separate. Ci sono vari libri di fantascienza dove immagino di lanciare una stazione spaziale in uno dei punti L4 e L5 e da questa stazione poi si fanno partire missioni per altri pianeti. In realtà questa non è probabilmente la migliore idea perché le soluzioni L1, L2 e L3 sono soluzioni instabili, nel senso che se vi spostate un pochino dalla posizione L02, immaginiamo che avete messo un satellite in L02, gli date una piccola scossa, questo parte non si sa dove. Invece in L4 e in L5 sono posizioni cosiddette stabili, cioè se spingete un pochino il vostro satellite tende a tornare nella posizione originale. Quindi potreste pensare, come dell'altro hanno pensato questi autori di fantascienza, che le posizioni interessanti sono L4 e L5. In realtà non è il caso, perché in L4 e L5 ci sono un sacco di detriti spaziali e quindi se mettete una stazione spaziale in L4 è molto probabile che finisca per venire urtata da vari oggetti che vagheggiano nello spazio. Quindi è molto più conveniente mettere una stazione spaziale in uno o un satellite in uno dei punti da L1 a L3 e con un minimo di energia si possano mantenere questi satelliti nelle posizioni da L1 a L3 e almeno siete in una zona, diciamo, pulita dal punto di vista, da questo punto di vista. Sul problema dei tre corpi o di più corpi anche, ci sono un certo numero di scienziati da citare, diciamo che tutto il periodo tra il 1750 e gli anni 1860 o 70 è una specie di trionfo di questa meccanica newtoniana che è considerata come una specie di progresso inarrestabile verso un futuro radioso, per usare termini un po' sovietici. E Lagrange, che era torinese, è uno di questi, Simon Laplace, che aveva scritto un libro sul sistema del mondo, al quale Napoleone chiese perché non parlava di Dio in questo sistema del mondo, e Laplace ha risposto: maestà, non ho avuto bisogno di questa ipotesi. Uno dei trionfi di questa teoria newtoniana è stata negli anni 850 la scoperta di Nettuno. Gli astronomi avevano osservato che il movimento di Uranio non era esattamente quello che doveva essere secondo le leggi newtoniane, considerando che si conoscessero tutti i pianeti. E quindi varie persone, Le Verrier in Francia, ma anche Adams in Inghilterra, hanno fatto l'ipotesi che ci fosse un pianeta supplementare che perturbasse quest'orbita di Uranio. E un giorno Le Verrier scrive a un osservatorio in Germania: puntate il cannocchiale verso tale zona del cielo e troverete un pianeta. E infatti guardano, osservano in quella zona del cielo e hanno scoperto Nettunio. La storia così sembra è un pochino una fiaba, la realtà è un po' più complicata, nel senso che Le Verrier aveva fatto ipotesi sulle masse, sul tipo di orbita, e per una coincidenza Nettunio si trovava proprio dove, o vicino al posto dove lui lo aveva immaginato, ma in realtà avessero fatto le osservazioni 6 mesi più dopo non avrebbero scoperto Nettunio. Ma questo era un po' il mito, diciamo, che il compito degli astronomi nell'Ottocento era di fare calcoli sempre più precisi utilizzando la teoria newtoniana,
perdurate sempre più lunghe, si potevano fare previsioni su centinaia d'anni, poi anche migliaia di anni, e anche se non avevano ancora il computer, i calcoli si facevano a mano, senza, diciamo, senza limite. Le cose cambiano un po', e anche questa è un'idea abbastanza nuova di Poincaré, che è stata accolta da Levi Civita, è il fatto che le cose sono molto più complicate in realtà. Abbiamo visto queste soluzioni di Lagrange che sono soluzioni semplici, abbiamo visto le soluzioni di Keplero che anche esse sono soluzioni semplici dove potete calcolare più o meno tutto. Si poteva sperare che con metodi matematici più avanzati si potesse risolvere il problema dei tre corpi, calcolare tutte le orbite in modo semplice, abbastanza geometrico come si è visto. E quello che dimostra Poincaré, dopo aver dato una prima dimostrazione errata del contrario, ma dimostra che in realtà non è possibile, il problema dei tre corpi, come si dice, non è integrabile, che in pratica vuol dire non ci possano essere solo soluzioni semplici come nel caso sia delle soluzioni di Lagrange oppure delle soluzioni di Keplero. Dimostra anche un'altra cosa, è che i calcoli che facevano gli astronomi non sono perfettibili all'infinito, cioè gli astronomi usavano serie, sviluppi in serie, del quali Poincaré dimostra che non sono convergenti. Ora non voglio entrare in aspetti tecnici, ma questo vuol dire che se pensate di poter fare calcoli sempre più precisi su periodi sempre più lunghi, il metodo che usavano gli astronomi a un certo punto fallisce, non c'era modo. Quindi questo fa uscire un po' la visione di così idillica dell'astronomia, della specie di marcia verso il progresso senza fine. Ora ci si può chiedere, ma cosa si può fare, visto che queste questioni non possano risolversi così in modi semplici? C'è la questione di cui ho parlato prima, della stabilità o instabilità dei movimenti delle orbite. Quindi si può dire, ma cosa succede se facciamo un piccolo errore oggi sulla posizione dei pianeti? Facciamo i calcoli, applichiamo le leggi di Newton anche in modo perfetto. Se facciamo un errore oggi di 10 km, cosa diventa questo errore? Diventa 100 km fra 10 anni, fra 100 anni, fra 1000 anni? Come evolve? Questo è il problema, stabilità o instabilità. C'è anche un altro problema che ci si può chiedere, se ci sono collisioni. Il problema di tre corpi, l'equazione che ho fatto vedere prima, ha dimostrato Painlevé, che è stato citato, che le soluzioni continuano a esistere, cioè si può risolvere il problema finché non ci sono collisioni. Quindi la questione di sapere, ma succedono queste collisioni, spesso o non spesso, cosa succede? E un'ultima cosa è di sapere se ci sono, anche se il movimento non è regolare in se stesso, ci possono essere delle caratteristiche del movimento che sono regolari. Per esempio nel caso di quello che si chiamano gli integrali, per esempio un sistema di pianeti, il centro di massa dell'insieme dei pianeti si muove in modo rettilineo uniforme. Quindi questa è una quantità, anche se non sappiamo il movimento esatto dei pianeti, sappiamo che questa è una quantità di cui l'evoluzione è perfettamente chiara. Ora, questi sono cosiddetti integrali, Poincaré dimostra che a parte gli integrali conosciuti non ce ne sono altri, ma ci possono essere quantità che, anche se non rimangano costanti, evolgano in un modo, diciamo, un po' controllato. Qui avevo dato un esempio di un movimento di tre pianeti, di cui vedete, lo accelero un pochino, che succedono cose un poco... Insomma, non sembra un movimento regolare. E qui ce n'è un altro. Quindi qui sembra che c'è tipicamente il problema ristretto, ci sono i due pianeti grossi che girano uno intorno all'altro e poi ce n'è uno in mezzo, ma non è perfettamente in mezzo. E quindi se andate un po' avanti, ecco, se andate un po' avanti, vedete che il satellite parte intorno a uno dei due corpi,
ma avrebbe lo stesso potuto partire verso l'altro corpo, quindi un esempio di stabilità, e poi se vedete questo movimento di cui si vede la traccia in fondo è abbastanza, insomma, abbastanza irregolare. Ecco. Ora, uno dei problemi, in realtà è uno degli ultimi nel periodo a Padova al quale si interessa Levi Civita, è il problema dei nodi lunari. Quindi questo è uno di questi problemi che non è esattamente di determinare il movimento di ciascuno dei pianeti, ma di capire caratteristiche un pochino più semplici, tra virgolette. Cos'è il nodo lunare? Il nodo lunare è dovuto al fatto che l'orbita della Terra intorno al Sole è in un piano che è diverso dal piano di rotazione della Luna intorno alla Terra. In realtà, se questo piano fosse lo stesso, avreste un'eclisse ogni mese, perché vorrebbe dire che la Luna, passando davanti alla Terra, provoca un'ellisse di solare ogni mese, un'ellisse di Luna ogni mese, quando la Luna fa ombra, la Terra fa ombra sulla Luna. Questo non è il caso, e perché non è il caso? Perché la maggior parte delle volte la Luna si trova, oppure per esempio in una posizione, quando arriva davanti alla Terra, in realtà non arriva davanti, arriva qui sotto, e quindi non è proprio tra il Sole e la Luna, è un po' sotto. Ma ogni mese ci sono due punti, due istanti, due punti dove la Luna attraversa questo piano, il piano dell'eclittica, e questo si chiama il nodo lunare, e l'asse, mi pare che si vede qui dopo, questo asse qui si chiama l'asse, la linea dei nodi. E quindi vedete che cosa deve succedere perché ci sia un'eclisse. La linea dei nodi deve essere allineata col Sole, in modo che la Luna passi esattamente tra il Sole e la Luna. E poi, quindi non basta che questa linea dei nodi sia passi dal Sole, ma bisogna anche che a quel momento lì la Luna sia proprio a questo punto, proprio al nodo. E quindi ovviamente per la previsione degli eclissi una cosa che è importante è di capire come questa linea dei nodi si sposta nel tempo. E questo manca, vabbè. Questa è la signora Libera Tredisani, moglie di Levi Civita, ma che prima era stata sua studentessa. E quindi Levi Civita scrive un articolo sui nodi lunari, dove dimostra che i nodi lunari hanno un moto medio. Moto medio vuol dire che c'è uno spostamento medio di questi nodi lunari e che il moto vero dei nodi intorno alla media rimane limitato, cioè c'è come una velocità media e ci si discosta di una quantità che rimane sempre limitata nel tempo da questa velocità media, che è un fenomeno molto interessante perché questo movimento non è costante, quindi ovviamente non è un integrale del quello che si chiama un integrale del moto, come Poincaré ha dimostrato che non ce ne può essere un'altra, ma però è una situazione dove si trova una quantità che oscilla in modo limitato e quindi controllato rispetto a questa media. Quindi è una situazione in cui non ci può essere, cioè su queste quantità non ci sarà un fenomeno di caos con quantità che vanno all'infinito, con problemi di questo tipo. Quindi questo è un articolo del 1910-1911 di Levi Civita, e la tesi della signorina all'epoca Libera Trevisani, che pubblica negli atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ecco, sul moto medio che perfeziona i metodi di Levi Civita, sul moto medio dei problemi dei tre corpi, e se vedete parla sia dell'articolo ovviamente di Levi Civita, e un po' più in là parla dell'articolo di Painlevé, e poi menziona anche un articolo che è molto interessante, di Eugenio Elia Levi
che riconduce queste ricerche a quello che si chiama il numero di rotazione. Ecco, questo è uno degli aspetti. Non si è parlato molto della signora Libera Trevisani, era una femminista, era prima membro, poi è stata presidente della Federazione delle donne laureate dell'insegnamento superiore. Era una persona notevole di cui si forse merita. Ecco, questo era solo un piccolo filmato per farvi vedere cosa succede quando ci sono collisioni. Perché un altro aspetto dei lavori di Levi Civita era di capire cosa succede nel caso di collisioni. Quindi ci sono due punti di vista. C'è un punto di vista puramente matematico che consiste nel dire ma si possano estendere le soluzioni dell'equazione oltre il momento di collisione. Cioè immaginate per esempio che i due pianeti siano fatti di gas e quindi si possano interpenetrare. Cosa succede alle soluzioni quando questi due pianeti entrano in collisione se continuano in qualche modo? Ora, dal punto di vista fisico è abbastanza poco realistico perché probabilmente una collisione assomiglia molto di più a questo filmato che ho appena fatto vedere, che è una specie di modellizzazione fatta dalla NASA, che da due pianeti che si incontrano. Ma ovviamente è importante capire cosa succede. Uno dei lavori è stato fatto dal Levi Civita sul problema degli urti, nel problema ristretto dei tre corpi, dove trova condizioni perché ci siano o non ci siano collisioni nel problema ristretto dei tre corpi. E di solito su questo problema di collisione si cita un lavoro di Sundman, che era un astronomo finlandese, che ha dimostrato che il movimento si può infatti continuare se ci sono collisioni di due dei tre pianeti. Ora, chiaramente questa è una cosa facile da vedere, lo spiega anche il Levi Civita, le collisioni di tre pianeti sono cose molto, molto rare, è facile dire per esempio se mi date tre pianeti vi posso rispondere subito se c'è una possibilità che un giorno ci sia una collisione di tutti e tre. Che ci sia una collisione di due è più difficile e anche ovviamente più probabile. E quindi il Sundman dimostra che una collisione di due pianeti in realtà si può continuare il movimento e si basa anche su lavori del Levi Civita. Ma il Levi Civita è molto critico, molto ragionevolmente critico su questi lavori, dicendo che dal punto di vista fisico ovviamente non ha molto senso, perché quando c'è una collisione appunto succede quello che avete visto, che quindi la vera questione è di sapere se dandosi un numero piccolo che corrisponde più o meno alle dimensioni del pianeta si potrebbe assicurare che la distanza tra i tre pianeti rimane superiore a questa quantità, ma dice che sfortunatamente, malgrado i suoi sforzi, non è riuscito a dare una risposta a questa domanda. Ecco, sulla questione della stabilità delle soluzioni scrive anche di nuovo il Levi Civita un articolo sull'instabilità usando in modo molto efficiente i lavori di Poincaré. Ora non voglio spiegare esattamente cosa succede perché sarebbe un po' tecnico, ma qui vorrei far vedere cosa succede. In realtà, su questo piccolo filmato vedete in realtà tanti punti iniziali, salvo che all'inizio non potete distinguerli. E questi seguono le equazioni del problema ristretto dei due corpi. E ora vedete che questi punti cominciano a diventare separati. Cioè avevo una condizione iniziale che erano quasi a un decimo di millimetro l'uno dall'altro, e ora vedete cosa succede. Dopo un po' di tempo questi danno soluzioni che hanno una certa distanza gli uni dagli altri. Quindi questo è un esempio di cosa succede per l'instabilità. Ecco, questo è l'articolo del Levi Civita sui criteri di instabilità. Molto più tardi,
insomma, parecchi anni più tardi, il Levi Civita si interessa alle questioni del problema già due corpi, nel caso della relatività, perché il problema già due corpi è un problema che non si può risolvere come nel caso newtoniano, con delle ellissi, è già un problema abbastanza complicato. E questo è legato alla questione della precessione del perielio di Mercurio, che è stato nel 1915 la prima conferma della teoria della relatività generale. Se guardate un pianeta, dovrebbe muoversi, se c'è solo il pianeta e il Sole, dovrebbe muoversi secondo un'ellisse. Ma siccome c'è l'influenza di tutti gli altri pianeti, in prima approssimazione, è stato dimostrato, mi pare, da Lagrange, questa ellisse resta, conserva la stessa forma, ma si muove, come vedete, quindi l'ellisse gira così, con un moto di rotazione intorno al Sole. Gli astronomi dell'Ottocento, fino anche all'inizio del Novecento, avevano calcolato, stimando l'influenza degli altri pianeti, cosa doveva essere questa precessione, cioè cos'era questa velocità di rotazione dell'ellisse intorno al Sole. E quello che avevano calcolato non corrispondeva alle osservazioni. Anche lì l'errore era abbastanza piccolo, era un errore dell'ordine del 10%. Ma la precisione dei calcoli astronomici era a quell'epoca già abbastanza elevata, quindi un errore del 10% non era una cosa trascurabile che si poteva mettere sul conto di errori, mancanza di precisione. E ora, se invece si guarda il problema dei due corpi nell'ambito relativista, si trova questo 10% mancante. Questo è stato dimostrato anche in un articolo di Levi Civita, dove dà una teoria un pochino più, diciamo, un pochino più completa, forse, dei calcoli che erano stati fatti prima. C'è poi stata, ovviamente, negli anni 20 la seconda conferma della relatività generale sull'osservazione dell'esperienza di Eddington. Ma la prima conferma è stata questa. E questo è il libro che è apparso nel 1950, invece, sul problema degli n corpi e la relatività generale, che è probabilmente l'ultimo scritto da Levi Civita, dove in una serie che si chiama il Mémorial des Sciences Mathématiques, dove spiegano che non hanno potuto pubblicare prima per ragioni della guerra. Ecco. E oggi cosa potrebbe essere l'eredità di Levi Civita o di queste questioni di astronomia? Beh, intanto queste soluzioni semplici sono sempre di interesse. Qui vedete una soluzione che si è scoperta negli anni 90, che si chiama le hip-hop. Quindi qui avete tre pianeti, non sono costretti a rimanere, cioè non c'è un vincolo che li forza a rimanere su questo otto. Sono tre pianeti liberi, e questa è una soluzione particolare del problema dei tre corpi. Questo è un esempio, ci sono esempi anche più divertenti questo è un esempio dovuto a Ferrario e Terracini. Terracini è ora all'Università di Torino. Qui vedete allo stesso tempo un sistema estremamente complicato, non sembra quasi caotico, ma in realtà molto regolare. E queste soluzioni così speciali possano sembrare dei giochetti, in certi casi sono giochetti, ma il fatto di conoscere soluzioni particolari del problema degli n corpi è una cosa che può essere importante anche da un punto di vista economico. Qualche anno fa c'era un satellite giapponese che era stato disperso. Ora i satelliti sono come il prosciutto al mercato, si possono comprare, vendere. E quindi un matematico americano ha creato una società che ha ricomprato per poco questo satellite giapponese disperso. E in realtà lui aveva calcolato che c'era un'orbita, una traiettoria molto specifica
del problema degli n corpi, nel quale si poteva riportare in un'orbita interessante questo satellite giapponese. Quindi ha ricomprato per poco questo satellite giapponese, l'ha messo, rimaneva un po' di combustibile nel satellite per potere, ma una quantità minima, e l'ha riportato su un'orbita ragionevole, e poi ha rivenduto il suo satellite. Questo per dire che anche soluzioni che sembrano soluzioni specifiche, uno potrebbe pensare, ma il sistema solare è quello che è, le traiettorie non è che le possiamo scegliere, ma ci sono situazioni nelle quali si può infatti scegliere le traiettorie. Questa era una fotografia di Susanna Terracini. E per finire vorrei parlare di modelli numerici su questo problema degli n-corpi, che sono lavori di Jacques Lascar, dell'Osservatorio di Parigi, sull'instabilità del sistema solare e sulle collisioni possibili tra Mercurio e Venere. Quindi questo studio dimostra varie cose. Intanto negli anni 50-60 si era arrivata a una specie di vaga idea che il sistema solare dovesse essere stabile in congiunzione con un teorema che si chiama teorema Kolmogorov-Arnold-Moser. In realtà i valori delle masse dei pianeti che avrebbero fatto funzionare il teorema erano di molto molto inferiori alle masse reali, quindi si diceva ma probabilmente il sistema è stabile, ma non si sa. Jacques Lascar ha fatto degli esperimenti numerici nei quali ha scoperto che intanto su 10 milioni di anni un errore iniziale moltiplicato per 10. Ora pensate, va, moltiplicare per 10 dopo 10 milioni di anni non è granché. Questo vuol dire che moltiplicate per 10 miliardi dopo 100 milioni di anni, e quindi vuol dire che fare previsioni su 100 milioni di anni è totalmente improbabile, perché 10 metri diventano 100 milioni di chilometri, quindi dell'ordine di grandezza della distanza tra Terra e il Sole. Nonostante ciò si possano fare esperimenti su lunghi periodi, e anche qui pensate forse ma tanto tra 5 miliardi di anni probabilmente non ci siamo più, quindi a cosa serve fare esperimenti su queste durate? Ecco, una delle proprietà notevoli della matematica è una proprietà di unificazione, cioè vari problemi che sembrano non aver niente a che fare l'uno con l'altro in realtà sono lo stesso problema. E quando guardate per esempio una particella in un acceleratore di particelle come quello del CERN, le equazioni soddisfatte da queste particelle sono dello stesso tipo delle equazioni del sistema solare. Con una grande differenza è che mentre la Terra ci mette un anno per fare un giro intorno al Sole, una particella al CERN mette un decimillesimo di secondo per fare un giro intorno all'acceleratore. Quindi in qualche modo un anno, la corrispondenza è che un secondo per un acceleratore di particelle corrisponde a 10.000 anni per il sistema solare, e quindi 1.000 secondi corrispondono a 10 milioni di anni, 1.000 secondi a un quarto d'ora, che è tipico di una durata di un esperimento, che sono anche più lunghi in un acceleratore di particelle. Quindi capire cosa succede su tempi di milioni o miliardi di anni non è puramente speculativo, come ha anche delle applicazioni pratiche. E ecco cosa vede, quindi sotto vedete il numero di migliaia di anni, qui sono migliaia di anni, 180 migliaia di anni. Vedete che c'è una oscillazione, per il momento non succede niente di grave, e poi le cose cominciano ad andare, ecco, un po' meno, si può essere un po' meno ottimisti dopo qualche miliardo di anni, intorno ai 3,5 miliardi di anni. Ora sono metodi abbastanza specifici, per via di questa instabilità quello che fa è calcola soluzioni prendendo valori iniziali diversi e fa delle statistiche. Per esempio in 1% dei casi scopre che probabilmente ci può essere una collisione tra Mercurio e Venere entro 5 miliardi di anni. Quindi questo non dà molte risposte chiarissime. Ecco, ci può essere anche una collisione tra Marte
Marzo e la Terra. Quello che forse bisogna appunto ricordarsi è che c'è instabilità del sistema solare, nel senso che un piccolo errore oggi vi darà un errore nell'ordine di 10 milioni di anni moltiplicato per 10, quindi questo vi dà un limite del tipo di previsioni che potete fare. Ecco, vorrei finire con qualcosa di più personale sulle Vicivita, su varie riflessioni. Mio nonno era Giulio Supino, era professore di costruzioni idrauliche a Bologna, in quel periodo aveva anche avuto una corrispondenza con le Vicivita e tenuto un diario durante il periodo della guerra, dopo le leggi razziali, più o meno dopo il 38. E una delle prime entrate che ho trovato in questo diario racconta questa storia. Lui conosceva bene Edoardo Volterra. Edoardo Volterra era il figlio di Vito Volterra. Quindi Vito Volterra è una specie di padre tutelare della matematica, grandissimo matematico, ma anche un padre tutelare della matematica italiana. Fu uno dei professori che rifiutò di prestare giuramento al regime fascista, era presidente dell'Accademia dei Lincei, perse il posto. Edoardo Volterra era suo figlio, professore di diritto romano all'Università di Bologna, professore ordinario a 29 anni. Al momento delle leggi razziali perde il posto. E racconta che quindi Edoardo Volterra poi è andato prima in Egitto, poi in Francia, poi è tornato in Italia nella Resistenza, è stato uno dei, non so se si può dire fondatori, ma del Partito d'Azione, è stato rettore dell'Università di Bologna subito dopo la guerra e presidente della Corte Costituzionale negli anni 60, mi pare. Edoardo Volterra è a Roma quindi nel 39, subito dopo le leggi razziali, e discute con un avvocato romano di cui non ho per fortuna sua il nome. Questo avvocato gli dice: veda professore, non si offenda, ma in fondo è giusto. La matematica di Enriques e Levi Civita è una cosa sublime, magnifica, ma non è fatta per noi ariani. Noi capiamo benissimo che 2 più 2 fa 4, ma quella roba lì rovina i cervelli. Ora, non so dire cosa stupisce di più di questo colloquio, se una specie di misto di ingenuità e di impudore di questo avvocato che dice a Volterra, che aveva appena perso il posto, che in fondo è giusto, se è il fatto che quando deve citare due persone che sono state allontanate dalla cattedra, cita due, ma si tratta di un avvocato, perché cita Enriques e Levi Civita? Questa è una cosa che mi sembra misteriosa. Sono felice che abbiamo visto prima appunto i legami tra Enriques e Levi Civita, legami che in realtà erano ancora più forti perché abitavano nello stesso palazzo a Roma in via Sardegna 50. E mi sono chiesto se questo avvocato non fosse un loro coinquilino. Non ci si affida mai abbastanza dei propri coinquilini. Ma forse quello che dobbiamo ricordare su questo è questa specie di alleanza sinistra tra l'intolleranza e l'antiintellettualismo, che sfortunatamente non è una cosa che sia sparita, come è stato menzionato, dopo la guerra. E quindi vorrei rendere un omaggio particolare all'Università di Padova che e al Dipartimento di Matematica, che intitolandosi a Levi Civita proclamano con forza i valori di umanità e di scienza
di virtù e di conoscenza. Grazie.